www.tenac.it. Marini, poi Knopfler, poi Ercolano. Arriva Gainitinov sulla testa. È nato già un tentativo di fuga. Cinque uomini sono al comando. Hanno guadagnato sul gruppo che però non si addormenta. Ha una forte reazione e cerca l'aggancio. Cerca di portarsi sotto ai cinque. Gruppo impegnato in questo primo chilometro di corsa. Cinque uomini sono al comando. Azione veramente interessante verso Tollo, da Montesilvano, Pescara, Francavilla e poi verso Tollo. Prima fase di corsa, cinque uomini continuano l'azione, cinque uomini sono al comando, cinque uomini continuano questa importante azione. Dopo le reazioni di alcuni che volevano avvantaggiarsi come la Tenac, davanti sono portati gli atleti della Vini Caldirola Sidermec. Utman nelle prime posizioni, poi ancora in seconda posizione troviamo Mazzoleni. Il gruppo è compatto in fila indiana. Naturalmente le azioni vengono proposte da gli atleti della Vini Caldirola, dicevamo, perché con il leader Mason oggi dovranno controllare la corsa, controllare il tutto. Ora Utman davanti, poi troviamo Mazzoleni ancora in terza posizione. Fiora avanti, ma sale ancora la strada, c'è pure Possoni nelle prime, poi fratelli Masciarelli nelle prime posizioni. Masona la maglia di capo classifica, rimane a controllare. Continua a salire in questa fase la strada anche Denis Lunghi. Naturalmente l'andatura si è rallentata, il gruppo sale senza affanno, gruppo ancora forte di 150 atleti per questa ultima tappa che porta la carovana in quel di Tollo. Da Francavilla, Ortona, poi si sale verso Tollo. Gli atleti in fila indiana cercano ancora l'azione giusta, si scalda la giornata, il sole. Gruppo, dicevamo, compatto verso Tollo, primo passaggio, poi altro giro ad ampio raggio e poi tre giri sul finale per proclamare il vincitore di tappa e il leader dell'acqua e sapone. Ora sulle spalle di Mason, capo classifica, ancora il gruppo compatto che sale verso il primo passaggio da Tollo. E tre uomini sono al comando, mentre arriva l'ammiraglia del team Colpack, Denardi, Astro su Faderni. Su Faderni, tre uomini, De Marin e poi ancora De Marin e Faderni.
e l'atleta dell'amore e vita sono in tre al comando. Karlström, ecco qua Damarin, Karlström e Faderly. Si entra in tollo, si entra in tollo con i tre uomini che guidano la corsa, hanno due metri, due minuti di vantaggio. Mentre il terzetto passa al traguardo, iniziano i tre giri con gli uomini al comando di questa ultima tappa del Giro d'Abruzzo. Giro d'Abruzzo che vede impegnati tre uomini, si trovano al comando di questa ultima tappa, e il gruppo a due minuti si trova alle spalle. Damarin, il pubblico delle grandi occasioni, Damarin, Faderly, con Faderly, ecco che impegnati i tre, l'atleta del team Colpack con i tre che continuano azione proposta da Faderly con Karlström e Damarin. Faderly, l'azione imponente, importante verso il traguardo. Sono iniziati i tre giri finali da Tollo, patria del grande ciclismo, Cantina, Tollo e Faderly. Continua l'azione, eccolo impegnato in seconda Karlström, dal cambio, e poi ancora troviamo Damarin, scalatore neoprofessionista, ragazzo sloveno di buone speranze. Tre uomini al comando, il gruppo a 1 minuto e 50 secondi. Tre davanti continuano l'azione, davanti c'è Utman al gruppo che guida, poi in seconda Cigana, terza posizione per Testi, in quarta Bossoni, in quinta posizione Masciarelli, poi ancora troviamo Mazzoleni, ma è Utman che davanti al gruppo continua a pigiare, a cercare il gruppetto di testa, i tre uomini di testa, e c'è un attacco nuovamente di Conti, sempre presente questo atleta nei tentativi, Alessandro Conti, e poi risponde Milosevic, e poi ancora rispondono dal gruppo in questa fase gli atleti che cercano di